finì un film. A questo punto voglio provare le catacombe. Però io sono sicuro che c'era in realtà un'altra. Ecco. No, caverna della conoscenza, c'entra un cazzo. Sono sicuro che c'era una grotta. Mi sono perso una grotta qua perché l'ho vista in un altro video. Me la sono involontariamente spoilerata. E quindi fa una roba. Facciamo un tentativo alle catacombe. Allora, boys, I'm back. No, dov'era il coso? Quante anime ho fatto dal tizio? Pazzesco. Una roba devastante. Qua qual è il piano? Il piano è portarmi su una base di 20 e 20. Quantomeno forza e vitalità. Destrezza volendo. Però non lo so. Idealmente nella mia testa 20 e 20, minimo forza e vitalità. E poi non mi sarebbe dispiaciuto cominciare a cercare di capirci qualcosa. Nel senso, come direzione di classe, no? Nel senso, provare qualche incantesimo, qualche miracolo, qualcosa. Perché qua esce fuori che alla fine i Pokémon sono, non sono classificabili. Allora, fa così. Sì, lo so, ma oramai non mi fottete più. Allora, a me non spiacerebbe guardare di dietro, esatto. Però sai cosa? Dopo è secondario. Cerchiamo prima di capire cosa mi sono perso l'altra volta, che magari ho semplicemente quittato troppo presto. Ah, qua sono le... No! Oltre ad essere Pichu, qua sono dietro a quelli che mi lanciano i coltelli. Che interessante. Che interessante. Goblin dietro. Vaffanculo, quanto mi avete rotto i coglioni. Lo so, arco. Allora, vieni, va. Vieni un po' più indietro. Io vorrei provare a iniziare a fare così. Che sberla! Ok, interessante. Ceneri del nobile viandante. Onesto, io non mi ricordo che cazzo ci devo fare con queste ceneri. E voglio ben sperare che non sia tutto quello che c'era qua dentro, perché capiamo. Ta-ta-ta-da. Porca di quella maledetta. Se solo io mi fossi incaponito prima. Senti, tanto il ricordo di grazia difficilmente lo userò. Ficca ste ceneri. E già che le ceneri sono i Pokémon. Pensa a te. Posso già? No. Top. Allora, cerchiamo di capire se posso andare dietro le fiamme. Porco di niente, quando uno è piccio, niente da fare. Però quantomeno sappiamo che in realtà è molto più fattibile.
Cioè, probabilmente mi fossi fatto furbo era fattibile anche prima. Però, calcolando che non muoio alle prime due sberle. Testa parlante, ciao! Pazzesco, sarà tipo hello! Vero? E metto una voce e pronuncia ciao. Turpe scultura d'argilla formata da teste umane, dice ciao. Malinconico feticcio bestiale. Ma che figo! Allora, capiamo. Calma e sangue freddo. Vengo di qua. Poi me ne vengo di qua. Lo so, vi ho visti. Stiamo calmi. Qui non c'è nulla a parte loro. Questo non si può girare. Per prima cosa distruzione. Allora ragazzi, come vogliamo fare? Non posso evocare i miei amici. Facciamo così, una alla volta. Ah sì? Basta. Ah, sanguinamento no. Sanguimanento. Va bene, però... Ah! Lì era successa una roba. Perché adesso il meccanismo lì è bloccato? Non credo di aver ben capito. Non credo. Sono un coglione. Doppiamente. E in base a cosa si abbassa? Allora, non lo so, però si è abbassato. Ora cerchiamo di far abbassare anche l'altro. Devo picchiarti? Lo prendo come un sì. Cosa succede qui? Ok. E una volta che ho fatto questo? Dici che torno indietro ed è sbloccata? Non penso. Così su due piedi. Zucca. Qua? Eh sì! Eh no. Ma adesso ci sono le luci accese, scusa. Raga, mi avete rotto il cazzo. Allora, aspetta. Aspetta, per favore, non ci sto più capendo niente. Lasciami stare. Allora, capiamo. Dov'è? E niente, qua, se non bestemmio la Madonna. Allora. Qual è il meccanismo?
cane. Per esempio, qua c'è una roba spenta. Si spenge se la spengo io? No. Io però non ho un fuoco. Sto mica capendo. Io però a questo punto sono aspetta. Ma ragazzi, basta di... Faccia di cazzo, t'ho visto. Ma pensa a te. Ora è tutto chiaro. Penso. Esatto. Esatto. Guarda lì. Permesso. Esatto. Vedi, ma io lo sapevo. Però l'ho capito che da qualche parte. No, arco no, ragazzi, perché non ce n'è. Non ce n'è arco. Ma sei un gatto. Porco due. Aspetta. I lupi no? Sa come muore? Raga, ma che brutto sei, porca puttana! Orribile! Ah, inutili. Interessante. Aspetta, va. Catroia! Ammazza loro. Tac. Ma non ti staggeri. Esatto. Sembrava. Questo è un problema. Porca bastarda, sei brutto. Tra parentesi, diciamo la verità. Quell'invocazione lì, quelle ceneri lì che ho trovato sono abbastanza inutili, eh. Cioè, probabilmente servivano proprio giusto a inizio gioco. Però non posso evocare i lupi. A sapere perché. E invece sì. Che cazzo fai, pigli per il culo. Bau bau. Raga, cani contro gatti. Fisciamo. Ma perché sono coglione? Perché temo che la medusa, che fa un discorso di veleno, sia abbastanza inutile. Aia, aia però. Non è che i lupi scherzano, però. Porca puttana. Allora, c'è ancora un lupo. Va bene. Posso più evocare una minchia. Ma vabbè. Però qua tra attacchi in ritardo e attacchi troppo veloci. Porca puttana, guarda che bastardo. Spacca coglioni. Fai fare delle figure di merda, mi fai fare. Oh sì! Ceneri di nobile stregone. Sì. Leva quella merda, nobile viandante. Accacati. Te il nobile viandante. Ma tra l'altro ne avessi detta mezza. Spirito fluttante che la fanciulla medusa è di nella ricerca della sua terra remota e non esisterà in ondare di veleno. No, forse l'avevo. Ah, sembra si chiami Aurelia. Forse l'avevo letto. Questi lupi furono cacciati dal loro branco e trovarono rifugio presso un reietto senza luce che li accolsi. Ah, sono io. Gli spiriti lupo sorprendono l'avversario, ma insomma.
ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Usa le spiriti di aristocratici che si aggirano per l'interregno dopo la morte. In memoria di ciò che stavano cercando è andata così. Spirito di un aristocratico che chiese di poter apprendere stregonerie scintipietra di Raya Lucaria. Cos'è un Pokémon? Il suo scarso talento, vabbè raga, allora, gli ha precluso di indossare la maschera di pietra ed in grado di utilizzare solo le stregonerie più lunghe. Però sai cosa? Noi lo proveremo. Perché non è un problema. Tra l'altro qua cosa succede? Ben fatto, grazie. Cioè qua praticamente dobbiamo ficchiamo i cadaveri a fertilizzare l'albero madre. È una gioia che non te puoi fare un'idea. Vabbè, torniamo all'inizio. E vedi che alla fine bastava perseverare un po'. Un po'. Andiamo a vedere cos'è quello. Però in linea di massima. A parte che qua non... Ok, di qua. Io non ho ancora trovato quella grotta che ho visto nel video di quell'altro. No. Cloppete, cloppete. Chi è che mi sta picchiando? Che palle. Ciao. Guarda, è un casino. Piccio. E qua sopra? Lo prendo come un sì. Come ci arrivo qua sopra? Servirà un salto maestoso devastante. Ah, raga, perché qua è questo posto qui. Aspetta. Proviamo a fare il giro largo. E giustamente qua c'è una quantità di roba da esplorare devastante. Poi tutta inutile, perché tu dici, ma a cosa sono serviti sti due boschi? Ho fatto un cazzo. Fare un pelino di anime, trovare due ceneri, basta. Servita quella. Devastante. Una lore che proprio non ne potevamo fare a meno. Allora. Ma no, ma come si arriva da questa parte, scusa? Ma chi è? Scusa? Ma vaffanculo! Buon, pure le capre mettici. Ma va, spacca coglioni. Allora, di qua si cade. No, raga, mi lascia stare. State cominciando a spaccare la minchia. Allora. Devo trovare una maniera di salire. Ma cosa sto sentendo? Cosa c'è lì sopra? Ma c'è il castello. Ma perché? Ah! Te. Opla. Eccoli qua. Boom, via. La terra dei giganti. Con le tempeste. Raga, per forza una certa. Allora, no, io però cosa, qual era il discorso? Che qua da una parte là bastava seguire il fascio. C'era un buco che volevo controllare. Tartaruga. Oh madonna, raga, lasciatemi stare. Come salgo qui, boys? No, palesemente no. Ah, bici. Sì, perché proprio dall'altro lato. Come cazzo si fa? Au. Tra l'altro non sarebbe male trovare... Ah, ma quali sono i cosi di pietra bestiali, eh? Che c'erano anche dalla dimora lacre del Cristo storto. Però non sarebbe male... Una grazia, perché io poi di rifarmi tutta la strada mi avete rotti i coglioni.
fanciulla col cuore. No, ma quella lì è la tizia che si vuole innestare le dita. Ah, quello è quello che ti salta in faccia, il mio amico. Ciao, tutto a posto? Ah, guarda che basta fare il giro di qua. Ma tra l'altro io cosa... cioè, mi sono inventato delle robe strane quando bastava fare la strada principale e poi da qua girare. Oh no, ma vaffanculo. Eh sì. Qua ci sarà un altro boss secondario, ma proprio come minimo. Tra l'altro da qua si vede, guarda, il punto iniziale. Allora, capiamoci. E niente, ma tra l'altro morirò perché non ho... perché non ho cure. Vabbè, dai. Vediamo cosa c'è. Entra nella galera eterna di sta minchia, entra. Chi c'è qui today? Cavaliere del Crogiolo. E tra l'altro non posso assolutamente evocare le bestie. Andata bene. Meno male c'era la statua di Maricaz, va. Che ecco, esatto. Uno non trova le grazie, ma quantomeno la statua. Sai. Tanto tanto. Allora, vediamo un po' se appena compare, perché prima effettivamente magari mi contava. No? Niente, le bestie non si possono evocare nelle galere. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Gino, però mi devi dar tempo, perché hai spaccato il cazzo. Ma no. Niente? Niente, va bene. Porca madonna. Vieni da chiedere, perché sei in galera? Ci ho provato, non è che sperassi di farti il backstab, però sai. Vabbè. Io ho come la vaga impressione che le galere eterne siano una roba di natura estremamente secondaria. Beh, era chiaro, eh. Però, cioè, estremamente, del tipo... delle sfide in più. Va bene, a questo punto niente. Qua ho esplorato e ho capito come arrivarci. Tutto sto colle dei giganti della Madonna, in realtà si potrebbe ancora esplorare bene. Di qua, volendo, c'è una strada. Però raga, minchia, che palle. Allora, rifa. Io direi che andiamo qua. No, andiamo qua. Cerchiamo di capire sta caverna che so di esserci. Tra l'altro chissà il primo cavaliere qua. Se riusciamo già a combinare qualcosa intanto. Vediamo se adesso siamo abbastanza per sto spaccacoglioni. De nobile stregone, sì nobile. Per favore. Porca bastarda. Cercando di individuare un attimo il piano d'azione. Però qua è impossibile. Nobile stregone è inutile al cazzo, diciamo la verità. Guarda che merda. E io muoio adesso. Ok, per forza. Da dietro il culo? Niente, è impossibile. Allora, rifudo il naso. Allora, vieni qua.
Allora, ho il repost qua. Ha l'unica utilità di darmi un po' di respiro. Cioè il repost. Staggeramento. Ok. Allora, ce la facciamo? No. Niente. Allora guarda che mi faccio ammazzare come un coglione adesso, eh. Non ci credo, non è vero. Non è successa questa cosa qua. Io mi rifiuto di credere che sia successa questa cosa qua. Io adesso disinstallo il gioco. Dio basta. Niente, comunque lo stregone inutile al cazzo davvero. Adesso le anime dove sono? Già alla fine l'unica evocazione intelligente però era la cazzo di Medusa. Guarda che qua non mi riuscirà mai più. Non mi riuscirà mai più. Oggettivo. No, no, adesso sono troppo agitato. Non ce la farò più. Troppo agitato perché prima ce la stavo facendo. Ah, schifoso. Ciao, vale. Allora.
Faccia di cazzo! Succhiami sto albero!